In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 Anzi, di su RTV. questo dialogo a tre, parto subito dallo spunto che mi ha offerto. Intanto 7.000 lingue, anche di più probabilmente, non le abbiamo contate fino all'ultima, anzi ogni tanto se ne scopre qualcuna in qualche remoto angolo del pianeta. E poi molte di queste lingue non sono neanche state descritte, soltanto la metà circa sono state descritte neanche. E Negabilità come plausibile, sappiamo, molte. terribile, ma l'idea è proprio quella, l'idea è che appunto io se faccio passare un contenuto sotto banco, poi posso negare di aver inteso quel contenuto. Se invece io lo dico in maniera esplicita, chiaramente mi impegno a ciò che dico e la propaganda molto spesso fa Non proprio è questo, veicola accettabile dei questa cosa. Maria Antonietta, lei credo non si renda conto che mettere insieme due linguisti in una stessa Hai conversazione può essere l'impressione che il problematico rapporto fra le perché. cose oggettive e la realtà spirituale e la parola non ci sia più, eppure è la parola che conta, perché la parola può dire o nascondere, può confondere o chiarire, può essere menzognera, portatrice di verità, può testimoniare la parte migliore dell'uomo, la peggiore, dice Mario Luzzi nelle Dovremmo Nuove chiedere conto, Onde. per Anche fra esempio, un altro informazione. tema, no, che abbiamo analizzato quando si parla di cittadinanza e di riforma della cittadinanza, quindi di persone nate in Italia, in molti articoli di giornale spesso compaiono delle foto di migranti che sbarcano. Ecco, questo è un modo per associare un tema, due temi che sono molto diversi e per dire, guardate, se diamo la cittadinanza avremo le invasioni, no? Abbiamo questa invasione che si materializza. Questa è Cattivissima cattivissima, questa delle fonti informazione. oggi è molto discussa, tuttavia credo che sia qualcosa Certo. che dobbiamo fare. Questo non soltanto, ripeto, per dare giustizia ai soggetti migranti, che appunto non dobbiamo più descrivere in un certo modo, dobbiamo raccontare nella loro specificità, nelle loro storie, nella loro individualità, nei loro percorsi, che non sono Racconta che il soltanto design quelli. tecnico dei social non favorisce il dialogo, ma la polarizzazione attraverso algoritmi e influencer che concentrano e distorcono l'informazione confondendo popolarità Un con fenomeno che autorevolezza. finché non ha un nome, non può essere messo a fuoco fino in fondo. E allora, per esempio, si può citare a tal proposito il concetto di double bind. Double bind in italiano significa qualcosa come doppio vincolo, doppio legame. È un concetto che è stato introdotto negli anni Ottanta dalla filosofa statunitense Marilyn Frey. È un concetto adesso divenuto, come dire, popolarissimo, è il termine double bind, è entrato quasi nell'uso comune tra i parlanti di lingua inglese. Cosa individua questo concetto? Individua, diciamo, tutte quelle situazioni in cui un certo soggetto è posto di fronte a un una bivio e manifestazione dell'oppressione qualsiasi. sociale. Ora, io per ricollegarmi anche a parte della sua domanda, Maria Antonietta, mi sono occupata, in particolare di un altro concetto, il concetto appunto di ingiustizia discorsiva e in particolare di ingiustizia illocutoria. E questo è un concetto che affonda le sue radici negli studi della filosofa Rae Lawton sul fenomeno del silencing o riduzione al silenzio, ma che poi Certo, beh, insomma, ci appunto. vuole molta profondità di ascolto. Bellissimi Molto. questi nuovi concetti, è molto efficace la sua Questi processi, descrizione, questi meccanismi. considerando Però questo. vengo alla sua domanda. Mi fa piacere che ha citato dei progetti di ricerca a cui ho partecipato. Multimind, Multilingual Mind, è stato un progetto di ricerca che ha formato 15 giovani ricercatrici e ricercatori attraverso l'Europa, grazie all'Horizon, al Marie Curie. E queste persone si sono occupate di multilinguismo da un punto di vista cognitivo, neuroscientifico. E Questi in due progetti, particolare per un esempio. esempio, ci hanno fatto capire. Pro Language in particolare, che nei campi profughi, siamo stati in Libano, in Grecia, nei centri di accoglienza in Italia, spesso le persone che vanno a classi di lingua, che dovrebbero avere dei linguistiche. servizi dell'acquisizionale, ma non solo, è quella europea, di scuola europea generalmente, quella che noi insegniamo all'università. Mentre invece se noi usassimo anche la linguistica che si viene sviluppata in altre università, penso a Dakar, penso a altri centri di ricerca in Africa,
E partendo da quella realtà linguistica avremo anche Penso a dei leader modelli. politici, per esempio, che dichiarano l'esatto contrario di precedenti affermazioni e qui non hanno neanche tentato la strategia di cui parlava lei all'inizio. Ecco, eppure questa consapevolezza non produce effetti concreti nella società se non quello di diffondere Potrebbe scetticismo. Sorgere il dubbio che sicuramente. questo effetto sia l'unico obiettivo effettivamente seguito quando la cosa è intenzionale, ma insomma, certe volte pare che anche sia proprio Non c'è un'attesa incapacità. univoca, chiaramente, però lo stereotipo del filosofo uomo è uno stereotipo fortissimo. La filosofia, in quanto disciplina fondata sulla logica, è una disciplina che viene molto più, come dire, accostata alla matematica che non, per esempio, alle lettere o alla storia dell'arte o eventualmente alla psicologia, alla sociologia. E chiaramente, appunto, questi stereotipi, anche quando non verbalizzati, creano. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.